Siamo con Francesco Castelli, responsabile Fixed Income di Manor Capital. La prima domanda è la seguente: il buono, il brutto e il cattivo è stato oggetto di una conferenza qui al Salone del Risparmio. È una metafora per il mercato obbligazionario? Se sì, che metafora è? Beh, assolutamente, perché purtroppo stiamo entrando in un panorama molto desertico, no? Come nel film, dove gli investitori sull'obbligazionario purtroppo vanno incontro a uno scenario dove ci sarà poco cibo, zero acqua, molti pericoli, scorpioni, serpenti a sonagli, quindi ci si trova molto bene. E noi abbiamo detto che il brutto sono i tassi obbligazionari molto bassi, che purtroppo sono ai minimi storici, no? Il cattivo è che noi gestori obbligazionari non abbiamo nemmeno a disposizione tante armi per fare overperformance, perché gli spread di credito, che tradizionalmente sono l'arma in più che hai, non sono particolarmente attraenti. La cosa buona, il buono, è che in realtà il segmento che in particolare io copro, quindi l'analisi di credito sulle società che emettono a medio e breve periodo, quindi entro i 2-4 anni, in realtà continua a offrire dei rendimenti decenti che ci consentono di avere qualcosina in più dello zero o del segno meno, che sarebbe il parcheggio sui conti correnti. Quindi qualcosa di buono c'è, ma sicuramente nell'ambito della metafora tutti devono sapere che l'obbligazionario negli anni a venire sarà una strada in salita. E questa previsione così certa viene dall'osservazione? Ma io direi che viene più che altro dall'osservazione storica, non è una previsione. In realtà i tassi sono già in salita da un paio d'anni, però come tanti altri eventi storici, la data giusta la metteremo ex post. Pensiamo al mondo dei computer, no? Chi si ricorda la prima pagina dei giornali quando fu inventato il primo computer? Non c'è. Ex post abbiamo detto, ma il primo computer è ENIAC 1946. Poi se uno va nella campagna inglese scoprirà che hanno ricostruito il primo elaboratore elettronico vero, che era del 40-41, non si sa perché era un segreto militare, quindi non sappiamo bene quando partì. Allo stesso modo noi fra qualche anno i nostri figli sui libri avranno la data, che verosimilmente sarà l'8 luglio 2016, quando il Bund girava meno 0,20, quindi in territorio negativo. Io compravo un Bund decennale con la promessa di perdere 20 basis point all'anno, no? Una cosa folle. Io penso che la studieranno sui libri questa cosa, ci metteremo magari una data, una giustificazione. Il problema è che la svolta epocale è già avvenuta. Io ho fatto la prima metà della mia carriera con i tassi che scendevano, temo che farò la seconda metà della mia carriera con i tassi che salgono. In questo scenario, purtroppo, diceva Clint Eastwood nel film, faceva un'ammonizione a un suo compagno nel film: c'è chi è armato di pistola e chi ha la pala, tu scavi. Ecco, ai nostri clienti dobbiamo essere attenti, e come Clint Eastwood dobbiamo presentarci armati di tutto punto in uno scenario che sarà difficile. Io ho l'impressione che in giro ci sia ancora chi dà la pala al cliente e dice scava. No, ecco, quello che pensiamo e speriamo di poter fare per i nostri clienti è di dargli un'alternativa nella quale poi, nell'ambito delle poche opportunità del fixed income, però si possa costruire qualcosa di positivo. Bene, grazie dottor Castelli. Grazie a voi.